Cari ragazzi, care famiglie, un saluto grande a tutti voi in questo sabato santo che con gli occhi di Gesù vogliamo affrontare. Ci prepariamo con il segno di croce, riuniti insieme in famiglia, per vivere bene questo momento di preghiera così importante. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con tutti voi. Ecco, in questo sabato santo è il sabato, ecco, del silenzio, ma è dedicato anche formalmente nella tradizione cristiana alla Madonna, perché come mamma sicuramente chi ha visto morire suo figlio, ma come mamma non perde la speranza, ecco, nella vita. Allora, la prima slide, ne vedremo due quest'oggi di slide, che volevo presentarvi, è proprio l'incontro di Gesù con sua mamma. Poco prima di salire in croce, lo potete vedere adesso, ecco, è un'immagine molto struggente, Gesù triste, anche Maria molto tristi, Gesù che porta la sua croce, e vedete che però c'è un cuore che entrambi tengono in mano, quindi un cuore dell'amore che ovviamente in questo momento è trafitto da una spada che trafigge l'anima. All'interno di questo cuore sono disegnati, è disegnato anche lì un bambino in braccio a una mamma, quindi ecco, nel dolore di Maria e Gesù, ecco, c'è il dolore di tutte le mamme, di tutti i bambini, magari morti prematuramente, tutte le mamme che hanno visto morire un proprio figlio per tanti motivi, quindi è sicuramente un'immagine forte, anche triste, che il nostro autore Fano, ecco, ci vuole però consegnare in questo sabato del silenzio. C'è una seconda immagine che volevo proporvi però quest'oggi, ecco, della morte di Gesù in croce, il sabato del silenzio. Vedete, ecco la seconda immagine, questo Gesù in croce, in cui dal suo costato, trafitto con una lancia, con una spada, sgorgano sangue e acqua, secondo i Vangeli. È il centurione romano che trafigge il costato di Gesù. Ecco, allora il nostro autore, con questo disegno intelligente, ci presenta due azioni della Chiesa. Vedete, allora il sangue che va a riempire un calice, il calice della messa. Quando Gesù facciamo la messa, ecco, si dice il mio corpo che è dato per voi e questo mio calice dell'alleanza, il mio sangue che è dato per voi. E quindi il sacramento dell'Eucaristia, no? Che sgorga proprio da questa azione. E poi dall'altro lato, lato di destra, vedete, sgorga l'acqua ed entra in una ciotola, in una fonte battesimale, possiamo chiamare così, l'acqua del battesimo, quindi il sacramento del battesimo, che sgorga proprio dalla croce di Gesù. Poi vedete ancora altri disegni, ci sono le particole, le ostie, quindi legate sempre all'Eucaristia. Ci sono anche altre indicazioni, però, vedete, di tutti i sacramenti ci sono due fedi nuziali, sacramento del matrimonio, e poi ci sono due ampolline che sono i recipienti degli oli, no? L'olio della confermazione, quindi il sacramento della cresima, quando veniamo unti con l'olio del crisma. Quest'olio è anche l'olio del sacramento dell'ordine, per diventare sacerdoti, e poi c'è anche questa stola, ecco, viola, dove è collegata la seconda ampollina, dove è contenuto l'olio invece degli infermi per il sacramento dell'unzione, quindi i sette sacramenti della nostra vita cristiana che sgorgano proprio dal cuore, ecco, dal fianchi di Gesù. Quindi ha pensato noi Gesù quando è morto in croce. Quindi il battesimo, il primo sacramento, la confessione, è la stola viola, la confessione, il terzo sacramento è quello della comunione, che vedete rappresentato nel sangue e nell'Eucaristia, poi il quarto sacramento della cresima, e poi il quinto sacramento il matrimonio, sesto sacramento l'ordine, l'ordinazione sacerdotale, e il settimo, ecco, l'unzione degli infermi. Allora, con queste due slide che abbiamo mandato in onda, ecco, vogliamo proprio concludere in questo sabato che è del silenzio,
però anche del ringraziamento di quello che Gesù sta facendo per noi. Allora con la preghiera a Maria chiediamo a lei di proteggerci sempre, di accompagnarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. E vi benedico a voi e le vostre famiglie, Padre, Figlio, Spirito Santo, scendano e vi rimangano sempre. A domani, al giorno di Pasqua. Ciao a tutti.